ultima edizione di Stadio News 24, in studio Giovanni Mazzola. Prosegue il programma di allenamenti del Palermo in vista della sfida contro la Lazio, in programma domenica alle ore 12.30 allo stadio Renzo Barbera. Il rosanero, al tenente di Bocca di Falco, hanno svolto una partita d'allenamento a tutto campo. Oscarini e Marca ha lavorato regolarmente in gruppo. Prosegue il programma di recupero degli infortunati in casa a Palermo. Norbert Balog e Giancarlo Gonzalez hanno svolto una parte dell'allenamento con la squadra, proseguendo successivamente con un allenamento differenziato. Lavoro differenziato personalizzato per Thiago Jonek, mentre Curzio Bentivegna, Carlo Zembalo e Aleksandar Trajkovski hanno svolto differenziate e si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Terapie infine per Simone Giuliano. Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro di Palermo-Lazio, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A Team 2016-2017, in programma allo stadio Renzo Barbera domenica 27 novembre alle ore 12.30. Il fischietto sarà coadiuvato da Claudio La Rocca di Ercolano e Gianmattia Tasso di La Spezia, quarto ufficiale Alberto Tegoni di Milano, arbitri addizionali Paolo Tagliamento di Terni e Juan Luca Sacchi di Macerata. Antonio Filippini, doppio ex di Palermo e Lazio, intervistato alla nostra redazione, ha parlato della sfida di domenica tra le due formazioni. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Una partita complicata per quanto riguarda comunque tutte e due le squadre, perché il Palermo affronterà una squadra comunque forte, con grande entusiasmo, dove sta facendo bene in questo campionato, per cui superarla sarà molto difficile per il Palermo. Saranno in vendita dalle ore 12 di oggi i biglietti di Palermo-Spezia, match valido per il quarto turno di Team Cup, in programma mercoledì 30 novembre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Per la gara in oggetto, in tutti i settori, ad eccezione della tribuna coperta, saranno a disposizione esclusivamente tagliandi per anello inferiore, offerte per donne, ragazzi e anziani, che pagheranno 3 euro la curva. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.